Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura torniamo ad occuparci del tema rifiuti in arrivo dalla capitale, da Roma. Su questa vicenda è intervenuta questa mattina Forza Italia chiedendo chiarezza e trasparenza alla Regione Abruzzo anche alla luce dei contratti sottoscritti con la Regione Lazio per accettare così i rifiuti che arrivano dalla capitale. Vediamo insieme il servizio di Paolo Renzetti con l'intervista a Mauro Febo. Nelle ultime ore si continua a parlare, Febo, di questi rifiuti che potrebbero arrivare in Abruzzo dalla capitale per il trattamento, però la regione sta valutando i pro e i contro, lo ha detto anche ieri ai nostri microfoni il sottosegretario della Giunta regionale Mario Mazzocca. Qual è la posizione del centrodestra, in particolare di Forza Italia? No, la regione sta valutando un incremento di rifiuti da trasportare da Roma in Abruzzo, perché con un emendamento di cui il Consiglio era stato tenuto all'oscuro, presentato il 12 dicembre durante il Consiglio, già si era prorogato un accordo del 2014 che scadeva il 31 dicembre 2017, che prevedeva il trattamento di rifiuti provenienti da Roma fino al 31 dicembre di 6 mesi. Ma non solo c'è stato quello, c'è stato anche il raddoppio, perché siamo passati a 300 tonnellate giornaliere. Quindi l'assessore Mazzocca deve dare intanto giustificazioni di questo accordo di cui era tenuto segreto il Consiglio regionale. Adesso si sta trattando un'altra cosa, cioè il rifiuto da parte delle regioni Emilia-Romagna di ricevere i rifiuti da Roma, e quindi Roma che cerca un maggior incremento in Abruzzo. Io credo che l'incremento non possa essere concesso se non dopo che venga giustificato questo incremento, e soprattutto non ci sia certezza di quali rifiuti ci vengano portati, e soprattutto quanto sia la scadenza, la durata, perché non è che poi Roma e chi l'amministra può pensare che questo avvenga per sempre, quindi ingolfare il nostro Abruzzo dei tir, dell'immondizia, della raggi che percorrono le nostre strade. Quindi noi siamo per una riflessione, e soprattutto vorremmo capire perché questo governo regionale ha tenuto all'oscuro i cittadini abruzzesi di ciò che già stava facendo già dal 12 dicembre. Si parla però di trattamento rifiuti e non di smaltimento. Trattamento di rifiuti significa centinaia di mezzi che arrivano da Roma, che percorrono le nostre strade, che entrano nelle nostre città e producono chiaramente anch'esso dei problemi, e poi vorremmo capire se quei rifiuti, quella parte del trattamento dei rifiuti, che fine fanno. Noi di questo non abbiamo assolutamente certezza e vorremmo capire dove vanno, perché contestualmente a questo aumento e a questa proroga c'è stata anche la triplicazione della capacità delle nostre discariche, e questo ci risulta dubbio. Andiamo avanti, adesso voltiamo pagina per aprire quella della cronaca. Tragico incidente ieri sera a Poggio Cancelli nell'Aquilano, frazione di Campotosto. Un autotrasportatore che portava del foraggio in un'azienda agricola del posto è rimasto schiacciato da una rotoballa di fieno. Inutili i soccorsi, dettagli nel servizio di Daniela Rosone. Tragico incidente nella serata di ieri a Poggio Cancelli, una frazione del comune di Campotosto, a pochi passi dall'Aquila. Vittima di un incidente sul lavoro, Massimo Pennesi, 55 anni, originario di una frazione di Ascoli Piceno. È morto all'interno di un'azienda agricola della piccola frazione di Poggio Cancelli, mentre stava rifornendo di foraggio un allevatore del posto, così come accadeva da tanti anni. Per cause ancora da accertare, anche se la dinamica e i carabinieri intervenuti sul posto e coordinati dal tenente Maximiliano Papale, capo del nucleo operativo radiomobile dei carabinieri dell'Aquila, sembra chiara. Una fune che reggeva il carico di una rotoballa si sarebbe staccata, facendo cadere una parte della rotoballa stessa, che ha un peso di 400 kg, addosso all'uomo, uccidendolo sul colpo. Ad allertare il 118, anche se non c'è stato nulla da fare per l'uomo, il titolare della stalla in cui è avvenuto l'incidente. Nonostante il tempestivo intervento del personale in elicottero per l'autotrasportatore, non c'è stato purtroppo nulla da fare. L'area dove è avvenuta la morte è stata sottoposta a sequestro, mentre la salma è stata subito messa a disposizione del PM, la dottoressa Roberta Davolio. Sembra escluso il coinvolgimento di terzi nell'incidente.
E ancora incidenti stradali con una notizia appena arrivata in redazione, è morta una donna di 75 anni e sono rimaste ferite altre due nell'impatto tra due auto che procedevano in direzioni opposte lungo la statale Adriatica a Villa Rosa di Martinsicuro all'altezza dell'incrocio con il sottopasso di via Filzi. La vittima è Rosanna Crescenzi di Martinsicuro, altre due persone tra cui il marito della donna sono rimaste ferite in maniera seria ma non critica. Lo scontro, per cause in corso di accertamento da parte della municipale di Martinsicuro, è avvenuto tra una Toyota Yaris a bordo della quale viaggiava la coppia di anziani e una Mercedes che procedeva in direzione nord-sud. E proseguiamo con un'altra notizia di cronaca. Si è barricato in casa minacciando di uccidere la nipote, puntandole un fucile da caccia alla testa e di sparare a chiunque si fosse avvicinato. Quindi ha poi minacciato di rivolgere l'arma contro se stesso. Dopo due ore di delicata trattativa, un 82enne di Bellante, sempre in provincia di Teramo, è stato convinto dai carabinieri a desistere e poi è stato accompagnato in ospedale a Sant'Omero. L'anziano è denunciato per minaccia aggravata. Andiamo a Fossacesi adesso. Rallentamenti e disagi lungo la linea ferroviaria adriatica per un treno merci che nella serata di ieri, poco prima della mezzanotte, è deragliato nei pressi della stazione. Fortunatamente non ci sono stati danni alle persone, ma soltanto alla infrastruttura. Vediamo. Traffico ferroviario rallentato da questa notte fra le stazioni di San Vito Lanciano e Vasto San Salvo sulla linea Pescara-Foggia a causa dello sviamento di due carri di un treno merci che ha causato anche danni all'infrastruttura. Un treno merci proveniente dalla Puglia diretto a nord infatti è deragliato attorno alle 23 di ieri sera nei pressi della stazione ferroviaria di Fossacesi a Torino di Sangro. Il convoglio era composto da 16 vagoni container e al momento del deragliamento dei due vagoni centrali il convoglio era ancora all'interno della galleria Sinello. Il treno poi ha raggiunto il binario 3 della stazione di Fossacesia dove si è fermato. Non vi sono stati fortunatamente feriti ma rallentamenti alla circolazione che è proseguita a senso unico alternato con ritardi fino a 30 minuti e cancellazioni. Le squadre tecniche di Rete Ferrovie Italia e Trenitalia hanno rimosso i carri sviati e ripristinato i danni. Le cause del deragliamento sono in corso di accertamento anche grazie alle indagini della Polizia Ferroviaria. Cambiamo argomento adesso, andiamo ancora in provincia di Teramo, al comune di Montorio, dove si sono dimessi 7 consiglieri su 12 e dunque il municipio adesso rischia il commissariamento. Il gruppo di missionari accusa il sindaco di Centa di aver tradito lo spirito civico del progetto originario. Il primo cittadino si dice sconvolto da una decisione che mette in serio pericolo la ricostruzione post-sisma del paese. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Sono senza parole, Montorio non si merita questa fine. Stiamo verificando, ma non credo ci sia la possibilità di andare avanti. Parole piene di sgomento e preoccupazione, quelle del sindaco montoriese Gianni Di Centa. Lista civica si può fare all'indomani delle dimissioni di 5 consiglieri del gruppo di maggioranza, tra i quali gli assessori Agnese Testa e Alfonso Di Silvestre, seguite a cascata da quelle di 2 consiglieri di minoranza. La logica conseguenza potrebbe essere il commissariamento del comune, il condizionale d'obbligo, perché le dimissioni dei 7 non sono state contestuali. Da qui il confronto tra amministrazione e prefetto per decidere sul futuro di Montorio. Ma come si è arrivati a questo punto? Gli ex rappresentanti della maggioranza hanno affidato ad una nota stringata le loro motivazioni, in cui accusano il sindaco di aver tradito lo spirito dell'originario progetto di ispirazione civica. Tradimento che si sarebbe concretizzato con la campagna di tesseramento diretta e indiretta nel Partito Democratico. Una situazione a fronte della quale il gruppo dimissionario avrebbe atteso fino ad oggi, sperando in un ravvedimento e nella possibilità che il progetto civico potesse andare avanti. Per il sindaco Gianni Di Centa, che ribadisce di non avere nessuna tessera di partito, si tratta di un atto irresponsabile in un momento delicato per Montorio, che sta programmando la sua ricostruzione. La parola ora passa al prefetto Patrizzi.
Restiamo alla politica, andiamo all'Aquila. Il primo cittadino Pierluigi Biondi richiama i sindaci del circondario all'unità dopo le polemiche sulla chiusura degli uffici territoriali per la ricostruzione che sarà operativa da maggio. Sindaci del cratere, non dividetevi. È questo l'appello lanciato dal sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, che interviene sulle polemiche e le divergenze emerse dalla stampa legate alle contrapposte prese di posizione di diversi primi cittadini in relazione alla funzionalità e l'utilità degli uffici territoriali della ricostruzione, i famosi UTR, soppressi con decreto del governo dal prossimo mese di maggio. In questi anni di duro lavoro, spesso consumato nell'indifferenza delle istituzioni romane, scrive Biondi, i primi cittadini si sono ritagliati il ruolo da protagonisti indiscussi dell'emergenza e della ricostruzione, ottenendo risultati straordinari, da una nuova governance di responsabilità all'organizzazione per aree omogenee, dal riconoscimento dei piani di ricostruzione con valenza urbanistica ai fondi per lo sviluppo del 4%, dall'ottenimento dei contributi per i centri storici, frazioni e piccoli comuni compresi, alla programmazione pluriennale degli interventi pubblici. Il rischio è che con l'acqua sporca, la lentezza nel rilascio dei pareri da parte di alcuni uffici territoriali, si butti anche il bambino, cioè il primato della politica sulla burocrazia, sottolinea Biondi. Questo territorio non può permetterselo, perché non sono in discussione le intuizioni e le visioni di questi durissimi anni, ma l'assetto organizzativo con cui le stesse sono state messe in campo. Per cui discutete, conclude, discutiamo, confrontiamoci anche in maniera cruda come successe in passato, ma non spezziamo la nostra unica forza, la compattezza di un fronte di donne e uomini coraggiosi che sono stati in grado di risollevare un territorio ferito a morte, conclude. Andiamo avanti, ancora una beffa per la famiglia di Gabriele D'Angelo, deceduto a causa della valanga che ha distrutto lo scorso 18 di gennaio l'hotel Rigopiano di Farindola, colpa di una legge datata 1938 che non prevede alcun risarcimento se lo stipendio da lavoro non serve a mantenere una famiglia. Il servizio di Vestina News. Un ragazzo speciale, come pochi a quest'età, amato da tutti, impegnato da più di 10 anni in Croce Rossa, con la quale aveva lavorato anche durante il terremoto di L'Aquila del 2009. Questo era Gabriele D'Angelo, scomparso il 18 gennaio dello scorso anno nel crollo dell'hotel Rigopiano, travolto da una valanga. Ma a pochi giorni dall'anniversario della catastrofe arriva anche la beffa per i familiari di Gabriele. Infatti l'INAIL, l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, non riconosce questa come morte sul lavoro per colpa di una legge del 1938, modificata 30 anni dopo, che non prevede alcun risarcimento se il tuo stipendio di lavoro non serve al mantenimento della famiglia. Ai nostri microfoni tutta la rabbia del fratello Francesco D'Angelo. Non lo riconosce attraverso una legge del 38 che venne modificata nel 68. Il contenuto è semplice, dice che se il tuo stipendio, secondo la loro valutazione, non serve al mantenimento al nucleo familiare di cui fai parte, tu conti zero, conti, non c'è nessun diritto. Io andrò contro l'INAIL con il mio avvocato e mi rivolgerò al presidente Mattarella, che ha ricordato le vittime di Rigopiano nel discorso di fine anno, per chiedere che cosa vuol dire l'INAIL. Che diritti hanno i lavoratori in queste situazioni qua. Nel sistema c'è tanto da cambiare. Da quello che ho capito, ogni lavoratore non ha nessun diritto, andiamo a lavorare senza niente. Dopo, quando ci sta da pagare qualcosa, siamo i primi a pagare, sia a livello economico che a livello di vita. Adesso ci occupiamo di economia. La Camera di Commercio di Teramo annuncia per il 2018 finanziamenti per 944.000 euro destinati in gran parte al rilancio del settore turistico. Secondo i dati più recenti, l'economia teramana comincia lentamente a rianimarsi. Resta negativo il trend per le piccole e medie imprese artigianali e commerciali. Vediamo. L'economia teramana, secondo i dati della Camera di Commercio di Via Savini, nel corso dei primi mesi del 2017, evidenzia flebili segnali positivi nonostante le incertezze che permangono per quanto riguarda il mercato del lavoro, il sistema delle piccole e medie imprese artigiane e commerciali, la capacità di spesa delle famiglie e la ricostruzione post-sisma. Uno degli elementi di positività si può riscontrare nelle imprese registrate, che sono aumentate di 301 unità, mentre quelle attive sono cresciute di 100
106 unità. Segni negativi ancora nei settori dell'agricoltura e delle costruzioni, in aumento le attività dei servizi alle imprese e alle persone. La Camera di Commercio di Teramo nei prossimi mesi punta decisamente al rilancio del turismo sul territorio e annuncia per il 2018 bandi per la concessione di contributi per il settore. Nel 2018 apriremo nuovi bandi, li annunciamo questa mattina, i bandi per quanto riguarda il turismo, l'abbattimento degli interessi, i bandi per quanto riguarda il cratere, il secondo cratere, pure qui interventi e contributi a fondo perduto per le imprese nel secondo cratere, un bando per quanto riguarda l'allungamento della stagione turistica per quanto riguarda gli alberghi e gli agriturismi e complessivamente comunque come Camera di Commercio per il 2018 metteremo a disposizione il sistema imprenditoriale 944.000 euro, una somma importante la destineremo al settore del turismo, turismo in senso generale, perché dobbiamo ridare una scossa, una forte impulso a questo territorio. Apriremo il bando sull'abbattimento degli interessi tra poco, c'è un progetto in piedi da fare insieme alla Regione Abruzzo, quest'anno insieme all'assessore Lolli speriamo di mettere in piedi un grande progetto di rilancio del nostro territorio ma dell'intera regione. La Camera di Commercio di Teramo resterà a Teramo? La Camera di Commercio di Teramo ho già detto che resterà a Teramo, c'è stato un blocco per quanto riguarda la riforma con l'osservazione della Corte Costituzionale che ha stoppato un attimo il decreto di riforma, tra l'altro non riguarda noi perché noi eravamo partiti prima, però sempre nell'ottica di fare le cose in maniera prudente abbiamo chiesto alla commissaria ad acta che sta seguendo l'iter di fusione di aprire eventualmente il processo di apertura del progetto di fusione ad aprile del 2018. Note dolenti sono state espresse infine sull'andamento delle imprese artigiane nel teramano. Negli ultimi 10 anni si sono persi progressivamente migliaia di posti di lavoro e come se fosse stata chiusa una fabbrica di 5.000 dipendenti. Ancora intoppi nei lavori per la seggiovia delle Fontari a Campo Imperatore. Il vento dei giorni scorsi ha spazzato via le coperture di 2 stazioni. Ora si lavora in maniera regolare, ma i tempi si allungano e non si sa quando partirà la stagione, se tutto andrà bene, a fine gennaio. Una stagione nera, nerissima, per il Gran Sasso, che fa i conti con continui rinvii e problemi di ogni genere. Dopo i danni alle 2 stazioni di Valle e di Monte, con le coperture spazzate letteralmente via dal vento, sono ripresi regolarmente i lavori alla seggiovia delle Fontari a Campo Imperatore. Appare evidente che i lavori vanno conclusi entro gennaio, altrimenti la situazione diventerà davvero insostenibile. In settimana, per fare il punto, ci sarà una riunione tecnica in comune. I lavori vanno avanti, ma si sa che lassù bisogna sempre fare i conti con le condizioni climatiche spesso avverse. Intanto si stanno chiudendo le pannellature nella stazione di Valle, si stanno montando i seggiolini e poi si passerà al montaggio della cabina elettrica la prossima settimana. Lavori e poi ci dovrà essere il collaudo. Se tutto andrà nei piani tra fine gennaio e inizio febbraio potrebbe esserci l'inaugurazione. Rimane anche il problema dell'ostello, che va aperto a tutti i costi visto che l'albergo di Campo Imperatore ormai è out. All'interno ci dovrebbe essere anche un bar per far fronte alle esigenze degli utenti in quota. E mentre tutte le stazioni sciistiche del comprensorio hanno fatto registrare il boom e il pienone nelle vacanze di Natale, amaramente sul Gran Sasso niente di niente, se non la buona volontà degli albergatori che ancora resistono nonostante tutto. 2017 positivo per il circuito Abrex, la moneta sociale che ha visto crescere il numero di aziende aderenti. Si punta alla crescita anche nel 2018. Numeri positivi per il circuito Abrex nel 2017, ma tanta voglia di crescere, investire anche nel nuovo anno, D'Ottavio. Sì, il 2017 lo abbiamo chiuso con più di 500 aziende iscritte e con 5 milioni di euro di economia che si è mossa all'interno di questo circuito di imprese abruzzesi. Il 2018 lo iniziamo con questa base importante e con l'obiettivo di raggiungere le 1.000 aziende in Abruzzo, quindi offrire a 1.000 imprese abruzzesi la possibilità di accedere al credito senza costi, senza interessi e soprattutto senza le rigide regole europee che gli istituti di credito si sono dati. Noi non siamo una banca, siamo una rete di imprese abruzzesi che
a fianco al credito tradizionale bancario utilizzano linee di credito e progetti di sviluppo senza costi, senza interessi e con la possibilità di vedere aumentare il proprio fatturato. L'obiettivo è le 1000 aziende e poi cos'altro per il 2018? Noi abbiamo iniziato nel 2017 a offrire questo strumento anche ai lavoratori dipendenti, alle associazioni culturali, al terzo settore, al mondo del turismo e dello sport. Nel 2018 tra le 1000 aziende che vogliamo raggiungere diciamo che puntiamo ancora di più a rafforzare la presenza a favore dei dipendenti. Ai dipendenti offriamo gli stessi strumenti che offriamo alle aziende, utilizzando una possibilità di accesso al credito che in questa triangolazione tra azienda, dipendente e Abrex gli ha permesso di soddisfare un bisogno senza caricarsi di oneri, di interessi passivi e senza trovarsi un diniego magari da parte di un istituto di credito. Adesso ci spostiamo a Firenze, andiamo a vedere l'apertura del PT Uomo. Ha preso il via oggi a Firenze l'edizione numero 93 di PT Immagine Uomo, l'importante manifestazione internazionale dedicata alla moda maschile che chiuderà i battenti il prossimo 12 gennaio. La Fortezza d'Abasso in questa edizione 2018 non sarà soltanto il luogo dove 1230 marchi della più selezionata industria della moda maschile nazionale ed internazionale presenteranno le collezioni per l'inverno 2018-2019, ma tra proiezioni, locandine e poltroncine da sala cinematografica apparirà ai visitatori come un festival del cinema. I vari stili delle diverse sezioni sono presentati come vari generi cinematografici: thriller, avventura, azione, sportivi, fino alle spy stories. I padiglioni diventano sale in cui godersi lo spettacolo. Il piazzale centrale della Fortezza d'Abasso è un animato movie theatres district con enormi locandine che annunciano i film e le pellicole in programmazione. Per l'edizione numero 93 sono previsti oltre 35.000 visitatori, di cui 24.000 buyers provenienti da tutto il mondo, in un ottimo momento per la moda italiana, che è attestata tra i 75 e gli 85 miliardi di fatturato, con l'export che cresce del 3% e raggiunge punte del 16% in Cina e del 15% in Corea. Firenze in questi giorni diventa il centro del mondo della moda internazionale e come di consueto sono previsti diversi eventi anche fuori salone che vedranno la partecipazione di personaggi della moda italiana ed internazionale di altissimo livello. TV6 racconterà PT Immagine Uomo edizione numero 93 in uno speciale in due puntate che andrà in onda nei prossimi giorni. Andiamo avanti adesso a Colonnella, si è celebrata la 39esima edizione della Natività nel giorno tradizionale, quello dell'Epifania. Quest'anno per la prima volta il presepe è andato in scena sulla storica scalinata del paese, nuova location scelta a causa dell'inagibilità di alcune strutture in centro lesionate dal terremoto ma anche dal maltempo e dalla neve dello scorso anno. Il presepe vivente conta oltre 60 figuranti per un totale di 20 scene. Il servizio di Publivideo. Il nostro innanzitutto è un comune che è stato danneggiato dagli eventi sismici e quindi abbiamo tutto il centro storico un po' in parte praticamente in disuso. Purtroppo abbiamo diverse criticità. Siamo stati qui lungo la scalinata una sera, abbiamo visto che potevamo mantenere questa tradizione. Molti ragazzi hanno partecipato, questo ci fa piacere, sono le nuove generazioni. Ricordando l'invito di Papa Francesco, che ha invitato tutti i fedeli a fermarsi davanti al presepe e osservare il presepe perché proprio questo sia un messaggio di speranza. Sicuramente importantissimo, oggi dobbiamo dare questi segni alla nuova società. Quando ci sono queste manifestazioni, poi ecco, il presepe vivente a maggior ragione partecipa tutta la cittadinanza, quindi partecipa con le presenze ma partecipa anche nel lavoro, nella disponibilità di dare i locali, di dare tutto quello che serve per far riuscire bene la manifestazione. Quindi su questo un complimento a tutti i colonnellesi.
Andiamo avanti con il nostro telegiornale e adesso apriamo la pagina dello sport. Partiamo dal Pescara, nuova operazione sull'asse Pescara-Atalanta. Dal club orobico arriva in prestito il giovane portiere sloveno Vidovcek. Restano tanti i fronti aperti in entrata e in uscita, mentre si sta rinforzando nel campionato cadetto il Foggia, squadra che ospiterà i biancazzurri alla ripresa del campionato. Andrea Costantini. Il Pescara ha prelevato in prestito il portiere sloveno classe 99 Mateusz Vidovcek. Sarà lui a occupare la casella lasciata vuota da Pigliacelli. Vidovcek arriva in prestito dall'Atalanta, dove in una stagione e mezza ha collezionato 3 presenze nel campionato primavera e 2 in Coppa Italia, sempre primavera. Un'operazione minore in attesa delle ufficialità di trattative più importanti, come ad esempio quella per Carlos Embalo del Palermo. Il Brescia, in concorrenza per il medesimo obiettivo, sta mollando la presa, avendo compreso le intenzioni dell'esterno della Guinea-Bissau, che presto raggiungerà Zeman, come nelle intenzioni di quest'estate. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto per il Pescara. L'arrivo di Embalo farebbe fare riflessioni sul settore esterni, con Baez e Latelat, dati inizialmente per gli entranti alla Fiorentina e all'Atalanta rispettivamente, ma che sono tuttora a Pescara. Ben Ali interessa al Crotone, che però deve formulare un'offerta concreta. Mancuso resterà e allora Del Sole, di proprietà della Juventus, da fine agosto potrebbe rientrare dal prestito e poi sarebbe il club bianconero a deciderne le sorti future, altro prestito o inserimento in primavera. Sempre sul fronte attacco, Cocco e Cappelluzzo possono lasciare Pescara. Su entrambi c'è l'interesse della Salernitana. Cappelluzzo è di proprietà del Verona e su di lui è piombata anche la Provercelli. La loro partenza, abbinata a quella di Ganz, può spalancare le porte all'arrivo di Luca Vido, sempre sull'onda di quella forte collaborazione tra il Delfino e l'Atalanta. Sul fronte difesa siamo ai dettagli per Gravillon, pronto a lasciare il Benevento e arrivare a Pescara via Inter. Mentre su Mazzotta c'è stata un'accelerazione del Parma, che prova a scavalcare il Brescia per portare a casa il terzino sinistro in scadenza col Pescara. Tutte operazioni che il presidente Sebastiani e il DS Leone stanno seguendo direttamente, essendo saliti a Milano già da ieri pomeriggio, con successiva visita fuori confine al Lugano del patron Angelo Renzetti. Nella squadra elvetica la dirigenza biancazzurra ha messo nel mirino il centrocampista 26enne italo-svizzero Davide Mariani, che è in scadenza di contratto. Il ghanese Ransford Selassie è finito nel mirino invece di Avellino e Lecce. La partenza di Koulibaly non è così scontata, l'interista Emerson ne costituirebbe un'alternativa. Insomma, un panorama ancora molto variegato e in costante evoluzione quello del mercato biancazzurro. Quel che è certo è che alla ripresa del campionato, allo Zaccheria, il Pescara si ritroverà davanti una squadra, il Foggia, molto rinforzata. Già annunciati il centrocampista Leandro Greco dal Bari e il difensore svincolato Marco Zambelli, quasi fatta per il difensore Denis Tonucci, sempre dal Bari. I satanelli trattano con la Roma per il centravanti Sadik e sognano l'arrivo del centrale del Chievo, Dario Dainelli. E sul fronte uscite Simone Andrea Ganz, un nuovo giocatore dell'Ascoli. Questa mattina ha firmato il contratto con scadenza giugno 2021 con opzione per un altro anno. Subito dopo la sottoscrizione dell'accordo, Ganz ha salutato i nuovi tifosi con un video postato sulla pagina Facebook dell'Ascoli Picchio. Vediamo insieme il servizio. Si chiude definitivamente la telenovela Simone Andrea Ganz. Come anticipato ieri, il centravanti stamani ha sostenuto le visite mediche e subito dopo ha sottoscritto con l'Ascoli un contratto con scadenza giugno 2021. Per molti tifosi del Pescara il rimpianto di non aver visto sostanzialmente all'opera un giocatore su cui il Delfino aveva scommesso e investito, sacrificato sull'altare, stando alle parole di Zeman, del fatto che il Pescara non abbia mai giocato il calcio voluto dall'allenatore. In questo stato delle cose, meglio Pettinari, che peraltro è esploso con 12 reti. Con la cessione del cartellino all'Ascoli, il Pescara, se non altro, recupera l'investimento. Ganz sarà presentato in conferenza tra 10 giorni, quando tornerà dal Canada il presidente Bellini, e intanto sulla pagina ufficiale dell'Ascoli lancia così il saluto alla nuova tifoseria, con tanto di maglia in mano e sciarpa al collo. Ciao a tutti i tifosi dell'Ascoli, volevo dirvi che ho appena firmato il mio nuovo contratto e questa è la mia maglia, il mio nome, e nei prossimi giorni poi sceglierò anche il numero
e poi tra 10 giorni faremo anche la conferenza con il presidente. E non vedo veramente l'ora di indossarla, non vedo l'ora di giocare con i miei nuovi compagni, non vedo l'ora di segnare sotto la curva sud e raggiungere questa salvezza che è il nostro obiettivo. Ciao a tutti i tifosi del Bicchio. Prima di concludere questa pagina dedicata alla Serie B, andiamo sul sito della Delfino Pescara, che comunica che il 17 gennaio 2018 alle ore 15, lo potete leggere, presso lo stadio adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara ci sarà la gara amichevole internazionale fra il Delfino Pescara e il Lugano, squadra che milita nel massimo campionato svizzero. L'ingresso, come leggete, è gratuito e ci sarà anche la diretta streaming della partita sul sito del Pescara. Possiamo andare avanti adesso con la Serie C ed il Teramo. Tra poco, alle ore 15, al Bonolis ci sarà un amichevole fra i biancorossi e la Primavera del Pescara. Sarà un test utile per il tecnico Antonino Asta dopo oltre una settimana dalla ripresa degli allenamenti. Da valutare la condizione di alcuni biancorossi che sono stati alle prese con l'influenza come Altobellica e di calore Milillo, Ventola e Pietrantonio. Sempre in stand by la situazione mercato per il Teramo, che attende di capire anche qual è l'evoluzione della crisi societaria del Vicenza. Se anche il club veneto dovesse saltare, non ci sarebbero retrocessioni e questo inciderebbe chiaramente sul mercato. Il Teramo a quel punto eviterebbe di fare ulteriori sforzi e sacrifici economici. Vicenza, che peraltro da calendario è l'avversario del Teramo proprio alla ripresa del campionato. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile scambio di attaccanti Foggia Tavares con la Sicula Leonzio, ma l'attaccante portoghese non interessa al Teramo e non ci sono riscontri circa la voce che vorrebbe l'attaccante della Viterbese Andrea Razzitti nel mirino dei biancorossi. Ed è tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per essere stati con noi anche questo pomeriggio, vi ricordo che i nostri servizi sono disponibili sulla pagina YouTube e sul sito www.tv6.it. Buon proseguimento con la nostra programmazione.